Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo perfetti. Allora, procediamo. Sì. Metti la mano, senta. Dio creatore di tutte le cose, tu che hai dato all'uomo la legge del lavoro, veglia sull'opera che iniziamo, perché serva alla nostra crescita comune e all'espansione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Credo raccolga il rispetto, l'apprezzamento della gente che in queste zone veramente abbiamo fatto cose straordinarie sulla viabilità, sulla portualità, sulla depurazione delle acque, abbiamo risolto problemi di alcune frane, ho assunto un impegno, purtroppo sapete che la mia parola d'onore conta e quindi questo viaggio mi è costato altri 20 milioni di euro perché mi sono impegnato ad affrontare il problema della frana. Non possiamo stare in queste condizioni, abbiamo visto con il sindaco la situazione lì, c'è un problema di erosione della costa, quindi bisogna fare un doppio lavoro di protezione della viabilità rispetto alla frana, ma anche di ripascimento della spiaggia e di protezione della spiaggia. È un luogo veramente benedetto da Dio, non merita tutti gli investimenti e tutta l'attenzione necessaria, quindi ho assunto con lui l'impegno a fare questo progetto di risanamento e lo faremo costi quel che costi. Dietro la permanenza del punto nascita a Sarri c'è stata una precisa volontà dell'onorevole De Luca. Non ci saremmo mai potuti muovere come ci siamo mossi. Il dottore Calabrese ha fatto un passaggio sui punti nascita. È naturale che se non ci fosse stato l'input del governatore, al di là delle responsabilità personali, il dato politico e strategico era dettato dalla Regione Campania. Quindi senza il governatore noi non ci saremmo mossi di una virgola se non ci fosse stata questa volontà. Quindi è chiara questa volontà forte da parte del governatore. Ma non c'è bisogno di andare a Milano. Oggi come oggi gli ospedali più sicuri sono in Campania. Tanto per essere chiari. E questo dovrebbe spingere anche a ridurre ed eliminare forme di mobilità passiva, perché veramente non c'è motivo per andare in altre parti d'Italia. Questo non è un ambulatorio, questo è un grande ospedale. Vorrei che ne foste consapevoli voi per tutti. Abbiamo difeso questo ospedale con serietà, anche quando abbiamo affrontato il problema del punto nascita. Voi sapete un po' come funziona. Il Ministero della Salute dà delle linee guida a cui le regioni sono tenute ad attenersi. E in modo particolare per i punti nascita, le linee guida nazionali prevedono la chiusura delle strutture con meno di 1000 parti. E tanto per essere chiari, abbiamo salvato il punto nascita a Sapri anche perché vi è una qualità professionale che ci ha consentito di difenderlo. Perché se avessimo avuto un punto nascita nel quale i bambini morivano, noi avremmo chiuso tutto. Allora abbiamo insistito anche quando a Roma ci dicevano di chiudere e magari sul territorio qualcuno diceva tutto il contrario. No, non mi fate parlare. Ho fatto il voto da qui al 21, sono in treno in cautogeno, no? Non dirò, guardate, mi sono impegnato a non dire più neanche una, perfino a Salvini, non dirò niente neanche a Salvini. Pure perché gliel'ho già detto, quindi diciamo rimane agli atti.
rimane agli atti, ecco. Non cominciamo a fare, ma la libertà, quale libertà? Cominciare da me mi metteranno con, spero, il metodo tradizionale, mi facevano la vaccinazione antinfluenzale, un'iniezione normale, tutto a posto. Poi hanno introdotto i metodi innovativi a pressione, boom, sono stato con il braccio gonfio per 6 mesi, fatevi le iniezioni normali, metodi tradizionali, tutti con la vaccinazione antinfluenzale. Dio non voglia, abbiamo una sovrapposizione di influenza e di Covid, veramente cominciamo ad andare in una situazione infernale, perché non riusciamo più a distinguere subito se è influenza o è Covid. Quindi, per l'amor di Dio, vi prego, appena avremo i vaccini disponibili, vaccinazione obbligatoria per tutti, a cominciare da me, ovviamente. Un ultimo. No, questo è un milione e due, questa è una cosa economica. Parte territoriale economica. Però è cosa che ha iniziato qui. No, abbiamo tutto. Va bene, va bene. Copriamo. Un percorso ciclabile pedonale, la sistemazione a verde delle aree. Questa è l'area. Sì. Ciclabile che costeggia quasi per la totalità il marciapiede dell'Aris, che è oggetto anche quello dell'intervento da parte di avviso di volume di tracce. Il perimetro della strada di centro abitato. Senti, noi ce la facciamo insieme. L'erosione, perché non è mai stato fatto nei correnti la Repubblica di Sassuolo accumulato, praticamente ha frenato, drenato tutta la sabbia, lei si è raddoppiato, triplicato la faccia, per farle capire lo stesso effetto che c'è a Salerno. Sì, sì, no, no, la zona a sud di Salerno, quindi diciamo che c'è l'erosione che poi è stata contrastata. E qua sotto abbiamo dovuto ordinare la non balneazione, perché questi terrapieni che avevamo realizzato tantissimi anni fa, lontani dalla battigia, adesso il mare, abbiamo mandato una richiesta. Noi chiediamo un buonisacco per intervenire, un buonisacco di poche centinaia. È un intervento risolutivo per la partita. Un saluto veloce là alla gente. Andiamo dentro, così ce ne andiamo subito. 2 minuti. La cilentana è stata, l'ho detto a Camerota, veramente un sentimento che ho avvertito, che ho comunico, una giornata in famiglia. Ho avvertito un clima di affetto, di rispetto, di cordialità, di amicizia, di cui vi sono profondamente grato. Non sono cose scontate per chi sta nelle istituzioni a responsabilità di governo. Girare in mezzo alla gente, tranquillo, normale, e avere perfino qualcuno che ti ringrazia e ti dice guarda, io sono d'accordo. Beh, di questi tempi, è un miracolo. Vi ringrazio di cuore perché siete stati affettuosissimi e siete stati l'espressione finale della cordialità e della umanità della gente del Cilento, alla quale ovviamente sono legato. Stiamo lavorando al limite delle nostre forze umane, organizzative e finanziarie. Abbiamo fatto un lavoro importante in questi mesi, abbiamo salvato la Regione Campania. Oggi tutti i cittadini campani possono camminare a testa alta in Italia. Oggi, a testa alta, per quello che abbiamo fatto. Va bene, oh. Sono qui per prendere un impegno formale a fare queste cose. Grazie Presidente. Ce ne scappiamo, grazie a tutti. Sono sì, sta a posto.